Paolo Buonaiuti vorrebbe lasciare Forza Italia per passare al nuovo centrodestra. Voi lo accettereste nel vostro partito? Saremmo felicissimi. Un galantuomo come Buonaiuti non può essere che non accettato. Noi saremmo felici. Auspichiamo che avvenga. Ma non c'è il rischio, dato che i sondaggi di Forza Italia sono in calo, quello che sta succedendo con Berlusconi, Dell'Utri, che molti di Forza Italia abbandonino la nave per passare al nuovo centrodestra? È una domanda troppo capziosa che lei mi fa, a cui non credo non sia neanche il caso di rispondere. Ma questo partito non rischia di diventare un po' il piano B di chi abbandona la nave di Forza Italia? Questo è un partito che ha i suoi principi, ha la sua battaglia, non è un partito né di eretici né di reduci. Possono entrarvi tutti quelli che pensano che i nostri principi, le nostre battaglie, il nostro modo di concepire la politica sia, diciamo così, in modo empirico e approssimativo la cosa che più si avvicina alle loro tendenze. Cominciare l'addio oggi con i sondaggi in calo, con Berlusconi che si appresta ai servizi. Queste sono scelte personali, ognuno fa le sue scelte. Buonaiuti, così come altri, questa è la casa dei moderati, dei liberali, e sono tutti ben accetti. Ma dalla casa dei moderati non si rischia di arrivare al piano B dopo Forza Italia? Noi abbiamo sempre creduto nella leadership di Berlusconi, oggi è una nuova stagione e chiediamo a Berlusconi di contribuire con noi alla costruzione di una grande federazione del centrodestra. Se Paolo Buonaiuti verrà con noi, per noi è un grande ritorno ed anche la conclusione di un percorso comune. Il rispetto va per le scelte di Paolo Buonaiuti, ma anche per coloro che hanno scelto di rimanere in Forza Italia. Ciò che ci distingue è la prospettiva del futuro e anche una concezione di responsabilità diversa. Beh, se dovesse venire Paolo Buonaiuti per noi sarebbe un grande arricchimento, però non vogliamo lanciare delle sirene. Paolo Buonaiuti è una persona matura e saprà quello che fare.